Un gol di Francesco Di Paolo a un quarto d'ora dalla fine regala la semifinale di Coppa Italia al Giulianova, battuta l'Aquila Montevarchi per 2-1, e per i giallorossi ora ci sarà l'ostacolo ACR Messina. L'altra semifinale sarà Matelica Mantova. Il tecnico giuliese Bolzan, ex della gara, è sempre senza Fazzini, Barlafante ed Adamo, e fa partire dalla panchina De Fabritis e Tozzi Borsoi, altro ex al pari di Napolano. Ci sono Ferrini al centro della difesa, Antonelli terzino, Gori in regia e Torelli nel tridente d'attacco. Montevarchi con l'attacco azzerato, infortunati il bomber Regoli e Frati, squalificato e Sussì, fuori causa anche Amatucci e Salvadori. L'allenatore Venturi non rinuncia al 4-3-1-2 con Mosti a sostegno di Masini e Adami. 200 tifosi accorsi da Montevarchi e attimi di tensione prima della partita, quando uno dei due pullman di tifosi toscani sbaglia strada e al momento del passaggio nei pressi della curva giuliese alcuni sostenitori ospiti scendono ed entrano a contatto con quelli giallorossi. Solo a gara iniziata e dopo l'intervento delle forze dell'ordine, il pullman arriverà nel piazzale adiacente agli spogliatoi. L'inizio sorride al Giulianova, che dopo 15 minuti di schermaglie passa in vantaggio con Gori. Buono lo scambio tra il centrocampista ex Cesena e Balducci. Nulla da fare per Pellegrini, che tocca soltanto, e il Giulianova va dunque avanti. La reazione del Montevarchi non si fa attendere, mentre la squadra di Bolzan si tira indietro. Al 20esimo Masini incorna alto su corner di Mannella, al 26esimo lo stesso Mannella prova direttamente da piazzato, palla a lato e corner concesso tra le proteste dei giuliesi, secondo cui non c'era il tocco di Pagliarini. Al 29esimo, sempre sugli sviluppi di una punizione di Mannella, la palla arriva a Biagi, il cui sinistro non inquadra la porta. Il Giulianova non si fa vedere dalle parti di Pellegrini, mentre prima dell'intervallo Pagliarini, dopo una rimessa, perde il pallone, forse disturbato da qualche compagno, ma nessuno del Montevarchi ne sa approfittare. La spinta della squadra toscana viene comunque premiata ad inizio di ripresa, quando il pareggio arriva con la chiara complicità della difesa giuliese, che prima con Ferrini regala una rimessa sulla quale l'intero reparto giallorosso va in tilt. Adami ringrazia e al 7° realizza il facile 1-1. La direzione di gara di Zucchetti e di Foligno indispettisce i tifosi di casa, mentre i due tecnici inseriscono le punte presenti in panchina, Tozzi Borsoi per Gori, mentre Venturi fa debuttare il giovane svizzero Clement, appena arrivato dalla Spal in prestito. Proprio l'innesto di Tozzi Borsoi è fondamentale per il Giulianova, che a ridosso della mezz'ora produce lo sforzo decisivo. Torelli al 26esimo conclude centralmente dopo la sponda di Tozzi Borsoi, poi lo stesso centravanti smarca Napolano, fermato per un fuorigioco molto dubbio, ma il Giulianova riesce a cogliere il momento e al 30esimo passa, stavolta a regolare la posizione di Napolano. Tognarelli non riesce a liberare e Di Paolo, con una doppia conclusione ravvicinata, fa esplodere il Fadini con la rete del 2-1. È il gol partita, perché il Montevarchi non ne ha più e il Giulianova non rischia nulla e può festeggiare dopo 5 minuti di recupero. Ora il doppio confronto col Messina il 27 febbraio, e il 3 di aprile il sorteggio dirà chi giocherà la prima in casa.